Ciao a tutti! Oggi facciamo un uovo intero pensato come gioco per bambini. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per questo lavoro avrò bisogno di un filo bianco e di un uncinetto numero 3. Inizio facendo un anello magico, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, ruoto, prendo il filo e faccio una catenella. Ora vado a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4. 5 e 6. Chiudo l'anello magico. Nel secondo giro vado a fare un giro di aumenti per un totale di 12 maglie basse. Quindi entro nel primo punto, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Entro di nuovo nel primo punto e faccio una maglia bassa. Questo è un aumento. Proseguo così fino alla fine del giro. Nel terzo giro vado a fare una maglia bassa e un aumento. Quindi entro nel primo punto e faccio una maglia bassa. Segno l'inizio del giro. Entro nel secondo punto e faccio un aumento, quindi due maglie basse nello stesso punto. Proseguo ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Nel quarto giro vado a fare due maglie basse e un aumento. Faccio una maglia bassa, segno l'inizio del giro. Faccio un'altra maglia bassa nel secondo punto e nel terzo punto vado a fare due maglie basse, quindi un aumento. Una, scusate, e due. Proseguo così ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Dal quinto al settimo giro vado a fare 3 giri di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto, ripetuto per 3 giri. Nell'ottavo giro vado a fare 3 maglie basse e un aumento. Ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Dal nono al dodicesimo giro vado a fare 4 giri di maglie basse. Ora iniziamo con le riduzioni. Quindi nel tredicesimo giro vado a fare 3 maglie basse e una riduzione.
Fatte le tre maglie basse, prendo il filo esterno di una maglia, prendo il filo esterno della seconda maglia, prendo il filo e lo passo all'interno di due asole. Prendo di nuovo il filo e lo passo all'interno delle altre due asole. Questa è una riduzione. Proseguo ripetendo questa sequenza fino alla fine del giro. Nel quattordicesimo giro vado a fare un giro di maglie basse. Nel quindicesimo giro vado a fare due maglie basse e una riduzione, ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Nel sedicesimo e diciassettesimo giro vado a fare due giri di maglie basse. Ora mi fermo e vado ad imbottire. Nel giro che segue, il diciottesimo giro, vado a fare una maglia bassa e una riduzione, ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Nell'ultimo giro, il diciannovesimo giro, vado a fare un giro di riduzioni. Questo giro vi risulterà un po' complicato. Arrivata qui vado a tagliare il filo. Finisco di chiudere l'uovo. E lo vado a nascondere all'interno del lavoro. Il tutorial è finito, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, per commenti scrivete qui sotto, non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella per non perdere i prossimi lavori. Ciao!